Dove ci porta? Non ci lo sappiamo. Su Berzec, una bella base. Ci porta a fare Halloween. Allora, intanto diciamo che noi le canzoni le ascoltiamo sempre fino alla fine, perché pensiamo e crediamo che se un artista ha scritto una canzone di 3 minuti e 56 secondi, perché la devi tagliare? La devi ascoltare fino alla fine. Perché la canzone è come il porco, non si butta via niente. Esatto. Finalmente siamo in diretta con il nostro ospite, che abbiamo sempre detto tutte le settimane, abbiamo annunciato, ovvero Blue Lab. Applausi. Ciao ragazzi. Ciao. Noi, ciao a tutti. Da parte di Blue Lab abbiamo Francesco Rava, giusto? Ciao, ciao, buonasera, buonasera a tutti, è un piacere essere qua con voi. Piacere per noi. Ho passato noi già un 20 minuti a bomba, quindi mi avete messo completamente a mio agio, siete forti. E bene, siamo contenti di averti qua, perché ci devi spiegare esattamente Blue Lab che cosa fa. Ok, cerco di usare termini comprensibili. Vai, se no. Allora, spiegala a noi che siamo già ignoranti, così non devi pensare a farla semplice. Se noi ti capiamo, ce l'hai fatta. Ok, un solo termine tecnico. Vai. Che è Digital Transformation Company. Che cosa significa? Affianchiamo le aziende nella loro trasformazione digitale, quindi affianchiamo l'azienda di turno in operazioni basiche, che possono essere la registrazione del dominio, quindi www.bluelab.net, attivazione di caselle di posta elettronica che servono per comunicare con i clienti, fino poi ad evolvere in sviluppo di siti web, sviluppo di siti e-commerce. Li fate arrivare nel 2022, li insomma. Facciamo arrivare nel 2022-2023. Esatto. E detto questo, poi ci sono operazioni anche di digital marketing, quindi aumentiamo la visibilità delle nostre aziende, dei clienti, insomma, sui vari canali social. E poi li affianchiamo anche per quella che è la parte grafica, quella più creativa, quindi la creazione del logo, della brochure, l'allestimento dello stand fieristico. Quindi spaziamo in mezzo a tutta sì, questo genere di attività. Li accompagnate a 360 gradi. A 360 gradi, esatto. E ciascun cliente può entrare in questa timeline che vi ho descritto in un punto diverso, perché c'è chi è già abbastanza dentro, che è già avviato, insomma. Ha bisogno solo, diciamo, di una risistemata, e chi invece deve essere tirato parte da su. Zero, quindi ti rimbocchi le maniche così e boom. La percentuale, sono curioso, qual è? Sono più persone che partono da zero o persone già impostate? Allora, ad oggi, nel 2022, che comunque bene o male tutti hanno già dei profili, insomma, sanno cosa vuol dire influencer, confronta 10 anni fa. Allora, diciamo che noi arriviamo ancora dal 1900, perché siamo nati nel 1999 e abbiamo visto tutto. Abbiamo fatto quella che è la cosiddetta alfabetizzazione informatica, scusatemi. Quindi ai tempi nessuno aveva nulla. Adesso tendenzialmente le aziende hanno già quasi tutto un sito web, meno male, un dominio, una casella di posta, e quindi si va a fare restyling o a rivedere i contenuti o altro. Non vi racconto all'inizio che facevo questo mestiere qua, al bar di paese, le domande più improbabili. La scena tipo quando racconto il mio mestiere è silenzio, persone che si girano dall'altra parte, fanno finta di nulla, imbarazzo. Ma quindi lavori? Ti dico, ma quindi è un lavoro questo? Quello è un lavoro. Poi invece, ma di mestiere che fai? Come quando chiedono a me, che dico faccio il ballerino, il DJ, ok, ma di lavoro? Esatto. No, hai ragione. Un bel casino, però dai, pian pianino questa roba è entrata nella cultura di tutti quanti, nell'ABC di tutti, è diventato indispensabile, quindi anche i nostri genitori. E poi notiziona della giornata: Elon Musk ha comprato ufficialmente Twitter. Ah, ce l'ha fatta alla fine. Così hanno detto, e ho visto sul TG che entrava in Twitter con un lavandino in mano. Perché lui? Non mi chiede. Vabbè, ma ha mandato una macchina nello spazio, non facciamo. Con un lavandino in mano. E ha licenziato subito 4 manager importanti di Twitter. È come quando tu entri in prigione, capite? Devi picchiare i 4 che sembrano più grossi per far capire quali sono le gerarchie. Lo mando io adesso. Esatto. Hai ragione. Dopo vorrei approfondire un po' il discorso di idee, marketing. No, è una cosa molto. Nel suo campo, ovviamente. Quindi quello che gli è capitato direttamente di fare a lui, perché sono molto curioso. Assolutamente. Anzi, un argomento molto importante che spesso gli artisti non trattano neanche, cioè lo vedono come il mondo oscuro, la forza oscura, come Star Wars. Sì, no, se tu sei uno che sei uno che fa musica e si pubblicizza, sei il male. Sei il male dentro. Sei a favore delle lobby. Sei commerciale. Esatto. Tu devi fare le canzoni e farle sentire a tua madre e tuo padre, se va bene, capito? Okay. Se sei fortunato. Allora, la prima canzone che ci ascoltiamo ce l'ha consigliata
e Francesco e dei Nirvana. Ci ascoltiamo la canzone di Nirvana e poi giustamente ci ascoltiamo anche chi nel mondo hip hop l'ha campionata, in questo caso è Jay-Z con Holy Grail, perché come ci siamo detti tramite messaggio con Francesco, in realtà il rock ha dato molto all'hip hop, perché il rock, come il funk e il jazz negli anni 70, sono stati gli unici generi che veramente sperimentavano con la musica, con i suoni, e sono stati fonte di ispirazione proprio per fare le basi elettroniche, appunto. Sì, per il rap, come la polka e generi. C'è di tutto. Sì, sì. Facciamo anche la polka. Ah, che quello. Ci ascoltiamo il brano di Nirvana. Beh, io vado ad ascoltare la polka. Torniamo dopo. Mi raccomando, la Vale sa cosa deve fare quando lanciamo la musica. Vai. Vai in missione. Vai in missione. Ciao, vale. A tra poco. Via. Yeah.